amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di Tifosario 80, dove in questo video vi racconterò un qualcosa di veramente particolare che è accaduto durante il Lucca Comics. Cos'è successo? Nella zona del Japantown un espositore aveva una pesca, quindi potevate vincere tantissimi gadget inerenti a My Hero Academia e anche delle figure. Il mio cameraman casualmente ha comprato un biglietto e mi ha detto che quello che avrebbe vinto me l'avrebbe regalato. Cos'è successo? Lui ha pescato un biglietto, premessa, portachiavi, spillette, insomma tantissime cose di My Hero Academia, perché poi c'era anche tutta la spiegazione di come funzionava in giapponese, quindi c'era proprio correlato di questo cartello, loro spiegavano tutto come funzionava e c'erano delle lettere, non so, A c'era una figure, delle figure ben presto, B altre figure, C delle spille, D dei portachiavi, insomma ogni lettera corrispondeva a un premio. Cioè, potevi anche non vincere niente. Cos'è successo? Lui mi ha vinto una figure. Una figure che poi, tra l'altro, mi mancava. Mi mancava nella mia collezione. Perché ce n'erano diverse, alcune ce le avevo già, praticamente quasi tutte, perché sapete tutti i miei unboxing, video che ho fatto, insomma, ne ho prese tantissime. E quindi rischiavo di avere un doppione e quindi di doverla vendere. Ma fortunatamente guardate cosa ho vinto. Katsuki Bakugo della serie Kyunchara. Cioè è veramente fantastica questa figure. E che poi è anche uno originale giapponese, perché io vi ho già fatto un video l'anno scorso con Izuku Midoriya e Todoroki, ma quelle erano sì Bandai, cioè ben presto, ma europea, sono europee quelle due figure, invece questa è giapponese e c'ha un valore superiore, perché da quando è uscita al prezzo di sui 25 euro, ora questa qua vale quasi 100 euro, ragazzi. Se la dovete comprare su internet costa quasi 100 euro. Perché questa è originale giapponese. Ma andiamo a vedere insieme il packaging, tutta la scatola che è veramente bella. Iniziamo subito a notare sulla parte superiore tutte le figure e dei personaggi raffigurati in modo fantastico. Poi dopo c'è scritto in giapponese la scritta Kyunchara My Hero Academia, vedete la B che sarebbe un'altra versione, che c'è questa giapponese. Sul lato troviamo Katsuki Bakugo, questa bellissima scatola arancione, e sul retro il logo My Hero Academia, la figure che troverete all'interno, targata ben presto, sì, follower, è veramente carinissima, adesso la andiamo ad aprire insieme a voi, a vedere il contenuto della scatola, a montarla. Guardate che bellezza. Bellissima. Già possiamo vederla in questo blister di plastica. E voilà. Qua ci sono 50.000 pezzi di scotch. Alla fine del video poi vi farò vedere una breve panoramica di questa figura, nei dettagli. Dunque, all'interno troviamo
questo piedistallo grigio con la scritta in bianco My Hero Academia, dove appoggeremo la figure, veramente carinissima, serie, vi ripeto, Kyunchara, guardate se è poco bella. Dopo poi vi faccio vedere nei dettagli, è il tutto, quindi è fantastica. Cioè, sono stato veramente fortunato, follower. Anzi, il mio cameraman è stato poi fortunato. Altri accessori che ci servono per tenere in piedi la figure sullo stand. Questo è lo sfondo da attaccare alla base. Molto molto carino. Allora, follower, adesso andiamo a attaccare. Tac. Ecco, follower, la figure montata in tutto il suo splendore di Kazuki Bakugo versione Kyunchara. Allora, follower, per questo è tutto. Spero che questo video sia stato interessante. Commentate sotto al video se anche voi siete passati da questo venditore che faceva questa pesca, che ogni biglietto costava 8 euro, mi sono scordato di dirlo, e quindi se avete trovato anche voi, vinto qualche gadget di My Hero Academia, quindi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella che trovate in alto per ricevere sempre tutti gli aggiornamenti di quando posto i video. Ora vi lascio a una panoramica dettagliata di questa figura e ci vediamo alla prossima. Ciao!